operatrice culturale, vicepresidente dell'ottuagenaria Camerata dei Poeti, dove svolge di fatto il ruolo di direttrice artistica. È premiata per il suo poema Taj Mahal Passion, Love Story, romanzata in versi, dove la poesia vive di atmosfere indefinite, ma dense di vibrazioni emotive, oniriche e liriche, nella considerazione della vicenda ciclica della separazione d'amore per morte, raggiungendo in tal modo vette di alta drammaticità. Bene. Ecco che Lilli ha messo a punto con questa edizione rinnovata del suo premio un'altra delle sue brillanti iniziative e della sua brillante versatilità. Mi complimento anche molto perché vedo la sala addobbata dalla nuova maniera di Lilli, informale, astratta. Ha vinto anche questa scommessa. Bene. E quindi sono molto felice di essere stata premiata in questa occasione. Allora, ora c'è la premiazione d'onore del grande poeta fiorentino, uno degli ultimi grandi poeti, Menotti Galeotti. Purtroppo non è qui per ragioni di famiglia, ma c'è un parente a prendere i premi. Lo premia la giornalista Eva Komorowska. Sì, sì. Vieni. Scusami, Eva. Allora, lo leggo? Sì, qua? Sì, leggilo. No, non è qui. No. Non è quello? Non è quello? Non c'è di Menotti. Allora di due parole su Menotti, sì. Me le sai dire? No, non so. Allora di voi. Allora, Menotti è poeta da lunga data, non è di Firenze ma è d'Arezzo, comunque è sempre a Firenze e è un fiore all'occhiello della città, perché è un uomo come lui che ha trascorso gran parte della vita a scrivere sia in prosa che in poesia, è una persona veramente da ricordare sempre. È un mecenate per noi pittori, è un mecenate per le associazioni culturali fiorentine, è un uomo veramente di grande valore morale e artistico. Io a Menotti gli porgo le mie più sentite congratulazioni e spero presto di averlo di presenza, magari un altro anno, al mio premio. Se tu vuoi dire due parole di ringraziamento e dica chi è, perché io non avevo ben capito. È il cognato. Ah, il cognato. Sì, buonasera, io sono il cognato di Menotti Galeotti. Menotti Galeotti sarebbe voluto essere qui per ringraziare la giuria, l'organizzazione del premio e per salutare tutti voi. Purtroppo un impegno familiare in un'altra città l'ha tenuto lontano e mi ha chiesto comunque di esprimere questi suoi sentimenti. Grazie, Menotti Galeotti molti lo conoscono, chi non lo conosce magari, siccome la sua produzione è vasta sia in campo della narrativa sia nel campo della poesia, insomma può magari leggerlo e cercare di capirlo e di apprezzarlo. Grazie. Allora,
anche io volevo complimentarmi con l'artista che non è presente, però come lo sapete io ho dedicato tanto spazio ai poeti, perciò sono orgogliosa a premiare stasera questo poeta. Voglio ringraziare a Lilli e a Domenico, a tutta la sua staff, per una cosa molto difficile da organizzare. Mi complimento veramente, baci veramente. Volevo dirvi un'altra cosa, sempre adetta alle poesie. Oltre della pagina, come sapete, la pagina dei incontri con l'arte su Metropoli Day, sul giornale di Metropoli Day, avremo prossimamente, forse fra un mesetto, un'altra pagina dedicata alle poesie, ai poeti e alle poesie. Unica condizione è di prima arrivano le poesie, prima le pubblicheremo. Unica condizione è questa. Certamente bisogna che arrivano tramite email oppure su dischetti, perché anche questa è la condizione. E poi acquistate Metropoli Day, perché questo è lo scopo. Comunque state con me in contatto, vi pubblicheremo più possibile queste poesie. Poi c'è il giornale di figlio di Lilli, c'è il giornale di Metropoli, se lo possiamo distribuire, va bene. Poi un'ultima cosa, la trasmissione di questa serata va in onda prossimo sabato alle ore 21. Va bene? Buona serata. Grazie. Senti Patrascano, vieni la prossima persona alla premessa. Allora, premio d'onore alla signora Giovanna Muraglia, operatrice culturale e sorella della Misericordia di Firenze. La signora Muraglia si è distinta lo scorso anno, anzi questo anno, per la sua grande iniziativa umanitaria del premio Sacra Vita, alla quale consiglio tutti di partecipare, perché oltre a essere un premio letterario sicuramente importante, perché un ente morale come la Misericordia sicuramente è gradito a tutti i poeti partecipare e dà una magnifica antologia. Per tutte queste ragioni umanitarie e artistiche preghiamo tutti quanti di partecipare. Vi sono già stati qui in sala alcuni poeti che hanno partecipato con grande gioia e hanno ricevuto il magnifico dono della cultura. Giovanna Muraglia, operatrice culturale e sociale, riceve il premio speciale della giuria per aver organizzato il premio letterario Sacra Vita ed averne curato la relativa antologia. Io è una mia amica e gli faccio vivissimi auguri per la sua nuova attività, perché lei è Misericordia e operatrice volontaria da tanti anni in altri campi e si è distinta per la sua bontà e la sua generosità. E ora ricevi questo premio con tanto affetto, carissima, e tanti complimenti. Ecco, consegna il premio la pittrice Daniela Patrascano. Thank you.
Allora, premio d'onore alla signora Anita Norcini Tosi, poetessa, pittrice e critico letterario e d'arte. Allora, Anita Norcini Tosi, pittrice, poetessa, operatrice culturale, colta e raffinata, spazia dalla poesia alla narrativa fino al teatro, con conferenze tenuto come presidente dell'Associazione Culturale Il Cenacolo. È premiata da questa giuria per aver ideato, condotto e organizzato con altri gli incontri interreligiosi che si svolgono presso i locali di Palazzo Panciatichi, sotto l'egida del Presidente del Consiglio della Regione Riccardo Nencini, che hanno visto la presenza, oltre che di autorevoli esponenti cattolici, anche del rabbino, dell'Iman, il gruppo buddista e di laici fiorentini, in un clima proficuo e di tolleranza, contribuendo in tal modo ad arricchire l'ambiente culturale fiorentino. Bene, Anita, sì, ecco, ti voglio invitare a dire due parole sulla tua interessante attività. Intanto grazie davvero di cuore per questo premio che mi sento di condividere con voi tutti, in particolare con Lia Bronzi, perché mi ha commosso quando mi ha chiamato, era mi sembra luglio o fine luglio, dicendo che avrei ottenuto, cioè mi avrebbero dato questo premio per il dialogo interreligioso in particolare, a cui poi io tengo moltissimo. Ma questo dialogo interreligioso si svolge grazie alla collaborazione di tanti, come qui è scritto, ma in particolare grazie anche a Lia, perché insieme a lei abbiamo progettato questo, diciamo, un qualcosa che penso sia un contributo alla cittadinanza e non solo, perché forse il conoscere, il venire a entrare in una dimensione di spiritualità, ma non solo, perché il prossimo incontro che si terrà il 19 novembre sarà sul tema del dolore con il mondo buddista e il mondo naturalmente cattolico, il mondo delle scienze, attraverso il presidente dell'Ordine dei Medici e il presidente della bioetica, è un modo per far conoscere e stimolare, credo, le persone a trovare una propria dimensione di realtà spirituale, umana e scientifica. Quindi davvero vi ringrazio per tutto questo e vi invito naturalmente a partecipare appunto in regione all'auditorium di Palazzo Panciatichi il 19 novembre alle ore 16 per questo incontro. Grazie veramente, ancora grazie a Lilli, che non finisco mai di dire brava in questo settore. Grazie. Bene. C'è sempre il parente di Menotti Galeotti. No, ecco, allora deve prendere il quadro, mi scusi tanto. L'ha preso? No, il quadro di Menotti. Ma non è questo, guardi. No, 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 abbia pazienza, perché Menotti è appassionato di altre cose. Questo era mio. Ha lasciato te quello. No, questo. Ma te ne do uno, quello è più buono. Sì, sì, lo metta qui. E da allora dai quell'altro. Sì, sì, gliel'ha già dato. No, lui non ha passato il suo articolo. Scusa, l'avevo notato questo. No, non li posso mandare un altro quadro. Sì. Allora, avanti, andiamo avanti con la premiazione d'onore. E questo premio è particolarmente...